bienvenida a los equipos participantes y a con el número 14, Jaime Magalhães. Ah, certamente risalto a questa partita. Il primo tiro che vedete è del marocchino squadra portoghese. Si chiude la difesa con Lamrino, la punta di diamante, mentre c'è questo tiro senza pretese di Timur. Adesso la difesa di Futre, sul quale però entra senza... Ecco in attacco adesso con un tiro da notevole distanza Jaime. Tiro di Pacheco e parata con una certa digista che lancia molto bene per questa fuga Burdebala. Burdebala, a quale El Diaz aveva appoggiato il pallone, il quale sosteneva che la palla era uscita in palo laterale. Burdebala. Bala. Ancora Burdebala che fa partire il tiro. C'è una deviazione doppia da parte di giocatori portoghesi, il primo è Oliveira, il secondo è Jai. Ecco sul calcio d'angolo una tentata rovesciata da parte di Crimão, poi il tiro da parte di El Biaz, anche questo sibila vicinissimo ai pali di Damas. Carlos Manuel, poi tenta un affondo Sousa, messo giù, suggerimento in area, ora Kairi. Tiro di Kairi ed è gol. Kairi porta in vantaggio il Marocco al 19° del primo tempo. Preziosismi stilistici, tenta addirittura tira Timumi e salta con una bella scelta di tempo Kairi, l'autore del primo gol. E la sul calcio d'angolo un bel colpo di testa di Khalifa e arriva con uno splendido tiro al volo di sinistro Kairi, lo stesso di prima, e il Marocco raddoppia al 27°. È da vedere, ecco cosa, tiro in porta fermato, rimette al centro Burdebala, Crimão, Burdebala. Lancio sulla sinistra per il cross, tenta il tiro al volo, lo fa con bella scelta di tempo, il lancio per Jaime, cross di Jaime, colpo di tempo ancora troppo lunga per l'arrivo, ma riesce ugualmente a prendere la palla Inazio, che si era portato in avanti. L'attacco di Jaime, apertura per Sousa, si fa vedere sulla sinistra, riceve, ecco il suo cross molto bello, ma Futre, c'è uno scontro a tre, attacco di Sousa, Sousa, tiro immediato di Sousa e bella parata di Zaki. Adawi, cross teso, deviazione, ci arriva con la punta del piede Crimão e alza la palla. Sousa intanto è raggiunto alla sinistra, ma l'arbitro fischia. Il Portogallo che ha iniziato in attacco, d'altra parte non può tentare altro, l'azione è stata condotta in avanti. Portogallo in avanti. Tira direttamente alle stelle Sousa. Federico, ancora Pacheco, tiro di Pacheco sull'esterno della rete. Rincorsa in attacco di Jaime che riesce a mettere al centro un pallone. Ha respinto Biawi. Zaki, palla messa a terra, tiro di Carlos Manuel, bella, bella parata di Zaki sul tiro di Sousa. Sousa è anche sfortunato. Caro Jaime arriva al cross raso terra. Burdebala.
è un fallo. Ancora un tiro al volo, effettuato sempre da Susa, bello, ma giungere ancora i portoghesi che effettuano questo cross sul quale interviene il portiere che ha saltato l'opposizione di Federico, poi mette al centro un pallone. Già. Vediamo un po', avanza Susa, viene messo giù, protesta adesso il capitano Gomez e viene ammonito. E c'è un fallo piuttosto deciso su Carlos Emanuel da parte dentro. Ed è il terzo gol portoghese segnato da Merri Crimau. Siamo al 17° del secondo tempo. Marocco sulla destra si è liberato Dolmi, ma Burdebala non riesce a saltare. Poco più indietro Kairi, poi Jaime, Merri Crimau, questa volta non è in fuorigioco, mette al centro un bel pallone a Pacheco, Carlos Emanuel, il tiro è fuori, tiro di Carlos Emanuel al 27° è fuori, che manda al centro un pallone per Merri Crimau, ancora una volta in fuorigioco. Lo mantiene in campo Diamantino, attaccato da Burdeba. Quale lancia in area, arriva Diamantino e ancora colpo di tacco di Diamantino, va a terra ma mantiene il possesso della palla già Carlos Emanuel. Il te Diamantino trova il pallonetto, Diamantino e segna il gol che porta le squadre sul 3-1, è il gol che ha tutta l'aria di avanti ancora con Carlos Emanuel. E avete visto che l'inserimento da parte di Gomez per poco non frutta il secondo gol, un gol che poteva riaprire la partita. Lamris, e questo lancio di Jaime, la porta è vuota, esce il portiere coraggiosamente, temerariamente direi, fra i piedi di due avversari che sono Gomez e Aguas e agguanta la palla. Viene in avanti Jaime sul cross teso, tiro da parte di Inacio. In quanto per la prima volta è una squadra africana a superare il girone eliminatorio. Prese negative. Ecco, ancora una volta Merri Crimau mostra la potenza del passe Timuni. Tira Timuni. Sfiora la palla. Diamantino verso Jaime, il cross è molto bello di Jaime, il colpo di testa sulla sinistra. C'era libero Timuni, ma l'arbitro fischia.